Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andrò a provare le Pringles Scorching Hot Cheddar Flavor di piccantezza 22, quindi devo dare voto di piccantezza, è normale. E niente, adesso cambio in quadrato di maledetta di questo tubo. Eccomi qua con le Pringles Scorching Cheddar Flavor. Questo è il tubo, Pringles Scorching Hot Cheddar Flavor, ecco che ho stampato, patatina, tipo infocata, peperoncino e formaggio, tubo da 156 grammi come possiamo vedere da qui, poi abbiamo Natural and Artificial Flavor, poi il logo, quello della fiamma con il logo della Pringles, sempre, giallo, o tendenzialmente arancio, qui si ripete la stessa cosa ma in un'altra lingua, quindi è bilingue. Poi dopodiché abbiamo, sulla destra abbiamo in alto i valutazioni per 50 grammi, sono 260 calorie che sono veramente tante, ma di per sé le patatine hanno tante calorie purtroppo. E poi abbiamo gli ingredienti scritti sempre in bilingue. E allora, sicuramente devo dare comunque il voto di piccantezza, essendo piccante, quindi ci sarà alcune cose, colore di paprika, quindi non è la piccantezza, ma ci sarà qualcos'altro di piccante? Secondo me sì, però bisogna capire cosa c'è di piccante. Non lo capisco, ma se sono piccanti ci sarà un motivo. Non vedo l'ingrediente, potrebbe essere piccante, è assurda sta cosa. Perché paprika estratto sempre per colore, come l'altro, boh, strano. Sopra abbiamo il ritorno del logo della Pringles con la carta rossa che avvolge. Sotto abbiamo la scadenza. Saranno scadute? Vediamo un po'. No, scadono a dicembre 2024, 19 di dicembre, quindi non sono scadute quando le sto consumando. Vabbè, non le ho prese da tanto tempo, quindi mi sembra più neanche normale comunque. Adesso le vado ad aprire, vediamo un po'. Subito farò la prova olfattiva, chiaramente sempre con questa inquadratura. Prova olfattiva. Ma devo dire, dall'odore non sento niente di piccante, manco formaggio, cioè siamo delle Pringles normali. Wow! Non so se si evince in video, ma veramente stupende! Spero che si... Ma, cioè, se le vedete bene in video, è veramente il colore che hanno. Sono rosse! Cioè, inizialmente sono bianche col rosso. Potrebbe essere la curcuma? Non so se la curcuma tende a essere rossa. Cioè, per farvi l'idea, cioè... Sono rosse! Questa è la prima volta che mi capitano delle Pringles così, wow! Non so se la confezione sia fedele, ma non tanto, perché per me la confezione sono più o meno tutte uguali, la colorazione, ma proprio sono rosse di lato. Tipo come se la polverina piccante si sia depositata tipo in alcuni angoli, invece di essere tipo centrata, forse, boh. Va bene. Adesso cambio inquadratura e vado ad aprire. Aspettate, devo mettere la lato. Ok. Ok, eccomi qua. Sicuramente sarà il fatto che comunque la polverina si sarà depositata in dei angoli e forse diventerà rossa per questo. Boh. Ok, andiamo a leccare. Si sente il piccante leccando, ma non capisco. Cosa potrebbe essere di peperoncino? Boh, ne assaggiamo un pezzettino. Che di per sé nella stagione della patatina intera si sente il gusto di formaggio, certo non ai livelli di quelle che facevano schifo. Piccante lo percepisco nella lingua. Un po' in bocca, in gola, ora un po'.
per il gusto metteranno un voto forse anche massimo. Per la piccantezza è difficile, devo capire bene. Si sciolgono anche in bocca. Ok, Pringles, Scorching, Hot, Cheddar Flavor, per il gusto, voto finale per me, 10 su 10, meritatissimo, patatine secondo me ottime, ci sciolgono come devono essere Pringles in bocca, croccanti, si percepisce bene il gusto di formaggio, sia l'abbinamento col piccante che col formaggio, i gusti si sentono bene, nessun gusto, nessuno dei gusti eccede troppo, quindi il formaggio non deve diventare troppo eccessivo e quindi sconcertante, oppure si sente appena, si sente in modo perfetto rispetto a quell'abominio delle altre Pringles. E quindi per me questo voto per me è meritatissimo, perché sono perfette, sono ottime, e per me questo voto è più che meritato. Piccantezza, sempre lì siamo comunque, leggermente devo calcolare quello che percepisco, chiaramente per il piccante se può mettere un voto molto alto o basso. Quindi Pringles Scorching Hot Cheddar Flavor, per la piccantezza il mio voto finale è 7,5 su 10. Voto secondo me meritato, si percepisce la piccantezza discretamente nella lingua, nella bocca e forse in minima parte anche nella gola, non sono eccessivamente piccanti, è un piccante diciamo quasi accettabile. Infatti il voto di per sé potrebbe essere tra il 7, 7,5, però lo voto prendere col 7,5, ma di più non può meritare, perché non è un piccante quasi eccessivo da andare dall'8, 8,5 o addirittura 9, quello assolutamente no. Per me 7,5 è più che meritato, che è il massimo che potrei dargli. Va bene, ok, se questo video vi è piaciuto mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!